Ho studiato architettura a Palermo. Il primo libro di urbanistica che ci hanno fatto studiare era proprio Norbert Schulz, Il Genius Loci. Se noi ascoltassimo il canto del Genius Loci, la nostra valle sarebbe Taumazein, meraviglia. Se noi ascoltassimo il canto del Genius Loci, le architetture e il paesaggio sarebbero meraviglia. Io credo fermamente che il canto del Genius Loci, almeno in questo luogo, sia un canto in greco, lo stesso linguaggio del Vangelo di cui tra un pochino parleremo. Credo che per comprendere il canto di questo Genius Loci, dovremmo assistere un attimo al momento in cui è stata fondata la Basilica. Qui siamo geometri e architetti, siamo capomastri. Avremmo dovuto avere con noi padre Alessio, che è sicuramente successore degno di Gerasimo. Siamo all'alba, in questa spianata in cui sta per sorgere la basilica. Vai. Il capomastro aveva preparato tutto da qualche tempo. Aveva piantato in terra un palo di ferro con un occhiello in cima, come la cruna di un ago. Quella mattina ne avrebbe piantato un altro, direttamente a ovest del primo, all'estremità opposta del cantiere. Entrò nella baracca degli utensili vicino al chiostro e prese un piccolo maglio e il secondo palo. Poi andò all'estremità occidentale del cantiere e attese il sorgere del sole. Gerasimo finì di pregare e lo raggiunse, mentre il capomastro preparava la calce. Il cielo si rischiarò. I due uomini erano tesi. Finalmente il disco rosso del sole si affacciò al di sopra della collina. Il capomastro spostò fino a quando riuscì a scorgere il contorno del sole attraverso l'occhiello del palo più lontano. Poi, come Gerasimo cominciò a pregare a voce alta, in greco, tenne davanti a sé il secondo palo, in modo che gli bloccasse la vista del sole. Pian piano lo abbassò verso il suolo e premette l'estremità appuntita nella terra umida, continuando a tenerlo esattamente tra l'occhio e il sole. Si tolse il piccolo maglio dalla cintura e piantò meticolosamente il palo fino a quando la cruna arrivò al livello dei suoi occhi. Ora, se aveva fatto il lavoro con precisione e non gli erano tremate le mani, il sole avrebbe dovuto brillare attraverso le due crune. Chiuse un occhio e guardò. E il sole continuò a brillargli negli occhi. I pali erano perfettamente allineati da est a ovest, e quella linea avrebbe dato l'orientamento della nuova cattedrale. Sai che giorno è? Chiese Gerasimo. Venerdì, rispose il capomastro. Ed è anche il giorno del martirio di San Teodoro, continuò Gerasimo. Dio ci ha mandato il sereno a levare del sole perché potessimo orientare la Chiesa il giorno del nostro santo patrono, del patrono dell'esercito bizantino.